A Saint-Tropez, Balotelli a Saint-Tropez, giustamente va in vacanza perché dopo uno che ha avuto una stagione in cui ha vinto il titolo in Inghilterra, non dimentichiamolo, con Mancini. Mi conferma la regia? Sì, mi conferma. E dopo una giornata, anche un europeo faticoso tra alti e bassi, in cui comunque ha segnato per loro mi sembra 3 gol, perché ne ha segnati 2 contro la Germania, le abbiamo massacrate la Germania, e poi la Spagna ci ha distrutto noi, e l'altro mi sembra che l'ha fatto contro la Croazia, non ricordo, già è passato, ma va bene così. Insomma, torniamo al tema di questo video, è Gossiparo, video Gossiparo, Balotelli. Raffaella Fico telefona a Balotelli: ah Ciccio, guarda che sei diventato papà, ma hai messo incinta, aspettiamo un bambino. E lui segna 2 gol alla Germania e appena poi, insomma, torna a casa, gli chiama: sì, bella, però fatta il DNA perché sennò io quello non lo riconosco, il figlio che... Okay. E chiesto il DNA, poi si va a divertire perché è diventato padre, va a festeggiare senza la sua Fico. A Saint-Tropez, circondato da Morone, Biondone, Rossone, si va a fare i massaggi, fuma narghilè, insomma, certo, dopo tanta fatica e tante soddisfazioni, perché è stata una grande annata per Super Mario Balotelli. Non so quanto vale adesso, tipo 60 miliardi di euro, no, non lo vendiamo, 60 milioni di euro neanche, insomma, Balotelli vale tanto. Sta crescendo, speriamo che cresce calcisticamente, ma speriamo che cresce anche sotto un altro aspetto, quello della maturità, diciamo, maturità a livello caratteriale, perché sì, vabbè, ragazzo, però comunque a un certo punto diventa padre, diventa anche responsabile perché gioca in nazionale, non può fare certe cose, poi non deve mettere in mostra un fisico che è quasi degno come quello del sottoscritto. Video troppo lungo, basta. Balotelli quindi si scatena a Saint-Tropez e Raffaella Fico fa il test del DNA per il suo amore, e insomma è una storia che sta prendendo piede, sta prendendo a commuovere tutti quanti, e questo è quanto. Basta, ciao a tutti e viva Balotelli!